Cameristi del Maggio sono un gruppo indipendente, un'orchestra da camera che è nata nel 2008, è stata fondata dalla spalla dell'Orchestra del Maggio, Domenico Pierini. Nasce un po' dalla volontà e dal piacere di fare musica insieme dei nuovi professori d'orchestra. Dal 2008 abbiamo intrapreso questo percorso che ci ha portato a suonare in sale prestigiose in giro per il mondo. Abbiamo esordito nel 2008 addirittura a Pechino. Siamo partiti proprio da lontano per poi avvicinarci. E infatti poi nel 2014 abbiamo inaugurato per la prima volta, abbiamo suonato nel Nuovo Teatro dell'Opera. Un'esperienza direi unica perché per un gruppo che è nato a Firenze e ha fatto la sua attività prevalentemente fuori da casa sua, tornare e inaugurare l'attività nel Teatro dell'Opera, in questa struttura moderna, meravigliosa che è nata a Firenze, insomma è stata un'emozione unica. È bellissima questa esperienza, è una boccata d'aria per me sempre, perché suonare in una grande orchestra è molto bello, però sei sempre insomma in un gruppo molto grande, quindi hai meno la percezione di quello che fai. Invece nell'orchestra da camera siamo meno e riusciamo a divertirci, se vogliamo dire, anche di più, perché insomma siamo fra di noi, quindi è gestibile meglio tutta la situazione. Sono contenta di far parte di questo gruppo, innanzitutto anche per amicizia personale con tutti, ma in special modo con Lorenzo Fuoco, con il quale ho studiato al conservatorio, quindi siamo stati ragazzi insieme, amici. Poi siamo entrati nell'Orchestra del Maggio vincendo il concorso, io prima, essendo anche più grande di lui, avevo 23 anni. Sono a Firenze dal 1996 in pianta stabile e ho scelto di venire a Firenze perché prima ho suonato in altre orchestre, in Italia, all'estero, e poi sono stato mosso da questa voglia di suonare in questo teatro con Zubin Mehta, con i grandi direttori che passavano di qua e con la tradizione, la storia di questo teatro. Quando sono entrato in questa orchestra 14 anni fa, la cosa che mi ha colpito sempre e continua a colpirmi ancora è il fatto di avere proprio il piacere di suonare vicino con il mio compagno di leggio. L'intesa che abbiamo nel suonare è una cosa che con pochissime persone mi è capitato nella mia vita. Quindi sono felice di suonare con i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Sono molto felice di suonare con i miei colleghi perché è un'occasione diversa da quella dell'opera, di dove normalmente ci troviamo nella fossa d'orchestra o sul palcoscenico. Questo è un ensemble un po' più contenuto, cameristico. È una cosa che io amo molto, fare musica da camera, e lo suono veramente con grandissimo piacere. In realtà noi suoniamo musica da camera anche quando suoniamo con la grande orchestra, perché poi avendo questi grandi direttori che abbiamo sempre avuto, con loro non si può suonare un po' così come viene, bisogna suonare per bene. E allora viene del tutto naturale poi di continuare su questa strada e, perché no, dedicarsi anche al repertorio veramente cameristico come stiamo facendo da
da qualche anno. In questo modo sì, c'è la soddisfazione, ecco, rispetto poi al lavoro in orchestra, appunto, di avere poi la possibilità di emergere anche con il proprio suono, sentirlo, vedere se è migliorato, se è deteriorato negli anni.